Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi andiamo a conservare la nostra sfoglia di lasagne in essiccazione e congelamento. E lo facciamo con il metodo semplice della nonna. Iniziamo con il metodo di essiccazione. Dopo aver fatto la sfoglia di lasagne allo spessore desiderato, mettiamo in una pentola 5 litri di acqua e 70 g di sale. Immergiamo la nostra sfoglia e lasciamo cuocere per un minuto. Togliamo, mettiamo su un panno di cotone. Tagliamo e lasciamo asciugare tutta la notte, almeno 10 ore. Il giorno dopo togliamo dal panno in cotone i nostri rettangoli di sfoglia. Adagiamoli su un tavoliere di legno e lasciamoli essiccare a temperatura ambiente per 48 ore. Ricoprendoli con una tovaglia in cotone. Dopo le 48 ore, ecco le nostre sfoglie. Ben essiccate, sono pronte per conservare. Come la nonna, io le conservo semplicemente così. Le avvolgo in un panno di cotone. E le conservo in un luogo fresco e buio. Si manterranno intatte fino ad un anno dopo la preparazione. Adesso passiamo al metodo di congelamento. Dopo aver fatto l'impasto della sfoglia e dato lo spessore desiderato, mettiamo 5 litri di acqua e il sale quanto basta. Immergiamo la sfoglia e lasciamo cuocere al massimo un minuto. Togliamo e lasciamo scolare. Adagiamo le sfoglie su un panno in cotone. Tagliamo e lasciamo asciugare 5 ore. Prendiamo un contenitore riciclato con coperchio. Mettiamo la sfoglia dentro e prima che aggiungiamo la seconda, dividiamola con la pellicola. Ovvero, le sfoglie devono essere separate tra loro. Chiudiamo con coperchio
e le andiamo a riporre nel nostro congelatore. Si manterranno intatte fino a 3 mesi dopo la preparazione. Facile, vero? Metodi semplici, veloci per conservare i nostri cibi. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, iscriviti al canale, attiva la campanellina a tutte le notifiche, condividi il video tra amici e parenti. Grazie per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!